Nel 2016, 47 criminali della Corea del Sud sono stati catturati nelle Filippine. Tuttavia, quando i criminali arrivarono all'aeroporto per essere rimpatriati, si verificò un terribile incidente quando un uomo disperato, marito di una vittima uccisa, commise un attentato suicida per vendicarsi dei criminali. In questo incidente sono morte decine di persone. La scena passa poi al 2022, quando la polizia riesce a catturare altri 20 criminali della Corea del Sud che sono fuggiti nelle Filippine. Non volendo che l'incidente del 2016 si ripeta, il governo decide di rimpatriare i criminali utilizzando una nave cargo. Tuttavia, la situazione è diversa da quella del 2016. I criminali che verranno rispediti in Corea del Sud questa volta sono i più pericolosi e spietati. Il governo ordina che siano scortati il più possibile e ingaggia anche la polizia d'élite, altamente addestrata ed esperta nel trattare con questi pericolosi criminali. Uno dei criminali più pericolosi è Yeong-do, che ha violentato 30 donne e le ha brutalmente uccise. Si scopre che Yeong-do non sembra pentirsi delle sue azioni e anzi si comporta in modo arrogante insultando il capo della squadra di polizia d'élite, Seok-kwo, e sputandogli addosso. Seok-kwo, irritato per essere stato insultato da un criminale come Yeong-do, lo picchia per umiliarlo di fronte agli altri criminali e avvertirgli di non sottovalutare la polizia. Nel frattempo, al quartiere generale della polizia di Seoul, si vede una squadra di comando guidata da un uomo di nome Dae-wung che supervisiona e dà indicazioni a Seok-kwo e la sua squadra che scorterà i criminali in mare. I criminali vengono messi in celle di detenzione, dove due prigionieri condividono la stessa cella e ogni cella sarà sorvegliata da un agente. Poco dopo, Seok-kwo spiega alcune regole che i prigionieri devono rispettare durante il viaggio, ma la maggior parte di loro protesta e cerca persino di far arrabbiare lui e la sua squadra. Tuttavia, un criminale di nome Do-il non sembra preoccuparsi delle regole perché sembra tranquillo e non dice una parola, il che lo fa sembrare misterioso. Oltre ai criminali maschi, Seok-kwo e la sua squadra sorvegliano diverse criminali donne. Una di loro è una donna di nome Mengyu, accusata dell'omicidio del marito e dei suoi suoceri. Mengyu e le altre criminali saranno sorvegliate dalla poliziotta Dayang. Dall'altra parte, un medico di nome Kyung-ho viene assegnato la missione nel caso ci fosse bisogno di un'assistenza medica immediata. Nello svolgere il suo lavoro, verrà assistito da un'infermiera di nome Andy, che sembra non sentirsi a proprio agio sulla nave piena di criminali. Tuttavia, sembra che il dottore stia nascondendo qualcosa nella borsa. A quanto pare ha portato con sé alcune attrezzature mediche e farmaci che normalmente non vengono trasportati in questo tipo di missione. Oltre agli ufficiali medici, ci sono diversi cuochi che preparano il cibo per i prigionieri e per l'intero equipaggio in servizio. Mentre il personale di cucina serve il cibo, Kyung-ho si intrufola nella sala macchina della nave portando con sé i medicinali. Si scopre che è stato incaricato di iniettare farmaci il criminale più pericoloso della nave, soprannominato Alpha, in modo che rimanga addormentato per tutta la durata del viaggio. Tuttavia, nemmeno il capo della polizia Seok-kwo e la sua squadra non sanno che Alpha si trovi sulla nave perché è un prigioniero speciale che è stato segretamente messo sulla nave da Dae-wung. Allo stesso tempo, nel suo ufficio, Dae-wung viene visto controllare diversi documenti riservati riguardanti Alpha, che si è rivelato essere un prigioniero militare. Sembra che abbia un certo obiettivo e che intenda tenerlo nascosto a Seok-kwo e la sua squadra. A mezzanotte, il criminale Yeong-do estrae di nascosto un filo metallico precedentemente piazzato sotto la sua lingua. Con il filo sblocca le manette con facilità. Dopo essersi liberato con successo, dà il filo a un prigioniero che condivide la cella con lui, in modo che l'uomo possa liberarsi. Allo stesso tempo, si scopre che i cuochi in servizio sulla nave stanno tramando qualcosa perché si rivelano essere in realtà scagnozzi di Yeong-do. Proprio come Yeong-do, anche loro sono criminali che non esitano a uccidere senza pietà. Hanno ucciso i veri cuochi prima di salire sulla nave e hanno assunto le loro identità. Come previsto, Yeong-do e i suoi scagnozzi iniziano il piano di rivolta a mezzanotte, in cui intendono prendere il controllo della nave. Sono stati sorpresi da due agenti di polizia di guardia, ma non hanno esitato a uccidere brutalmente i poliziotti e a mettere i loro corpi nella cella frigorifera. Poi si sono diretti verso la sala di controllo della nave e hanno ucciso l'equipaggio. Hanno anche interrotto tutte le reti di comunicazione, in modo che la polizia non potesse chiedere aiuto a Dae-wung e la sua squadra al centro di comando. Yeong-do attira quindi un poliziotto per fargli aprire la cella. Dopo che il poliziotto è entrato nella sua cella, Yeong-do lo attacca e lo picchia brutalmente. Allo stesso tempo, i suoi scagnozzi arrivano e massacrano immediatamente i poliziotti presenti in quel luogo, mentre Yeong-do tortura il poliziotto e lo pugnala a morte. Poco dopo, Seok-kwo, che ha ricevuto la notizia dell'attacco, si precipita a radunare i suoi uomini per combattere i criminali. Quando entrano nella sala di controllo della nave, vengono sorpresi dall'attacco degli scagnozzi di Yeong-do. Vengono coinvolti in una feroce sparatoria finché Seok-kwo e Dae-young riescono a sconfiggere i criminali. Dae-young trova il capitano in fin di vita e chiede informazioni sui dispositivi di comunicazione che possono usare in caso di emergenza. Il capitano dice loro che possono usare il telefono satellitare nella sala macchine, dopodiché muore.
Nel frattempo, Yeong-doo, che ha liberato altri prigionieri, riceve l'opposizione di Do-il, che gli suggerisce di rinunciare all'intenzione di dirottare la nave da carico perché verranno comunque trovati e arrestati. Tuttavia, Yeong-doo ignora completamente gli avvertimenti di Do-il e va avanti con il suo piano. D'altra parte, il dottore Kyung-ho sente gli spari e decide di chiudersi in infermeria con Il perché non vuole essere coinvolto nel caos della nave. Mentre Yeong-doo si dirige verso la sala macchine, i criminali spostano i corpi dei poliziotti nella cella frigorifera. Tuttavia, a loro insaputa, il tubo di scarico della stanza ha una perdita, per cui il sangue delle vittime è fluito attraverso il tubo che porta alla sala macchine ed è accidentalmente colato sul viso di Alpha. Inaspettatamente, Alpha, che dovrebbe essere ancora sotto l'effetto dei narcotici, si sveglia improvvisamente. Nello stesso momento, Seung-kwo e la sua squadra arrivano alla cella di detenzione dei criminali e sono scioccati nel trovare tutti gli agenti massacrati. Sapendo che Yeong-doo e i suoi subordinati intendono distruggere il telefono satellitare nella sala macchine, si precipitano lì. Nel frattempo, Yeong-doo è già arrivato alla sala macchine e distrugge il telefono satellitare. Quando sta per uccidere l'unico membro dell'equipaggio sopravvissuto, Seung-kwo e la sua squadra sono finalmente arrivati e hanno ingaggiato una feroce lotta. Poco dopo, Alpha, che è riuscito a liberarsi, appare improvvisamente di fronte a loro e uccide brutalmente uno dei criminali. Anche se i suoi occhi sono cuciti da un pezzo di metallo, Alpha è comunque in grado di capire dove si trovano i suoi avversari perché è in grado di percepire il calore corporeo delle altre persone e un olfatto acuto. Inoltre, è molto resistente e ha una velocità superiore a quella dei normali esseri umani, per cui può facilmente abbattere i suoi avversari con un solo attacco. Vedendo Alpha uccidere brutalmente tutti i presenti, Yeong-doo scappa subito. Tuttavia, Alpha non lo lascia andare così facilmente. Alpha lo raggiunge rapidamente e uccide facilmente i suoi scagnozzi prima di ingaggiare una feroce battaglia con lui. Anche se Yeong-doo è un pericoloso criminale che ha ucciso decine di persone, non riesce a contrastare Alpha, che lo picchia brutalmente e gli toglie la vita in modo atroce. Nel frattempo, Do-il, Seung-kwo, Da-yeon e un prigioniero di nome So-chul, sopravvissuto al massacro perpetrato da Alpha, cercano di fuggire da quel luogo. Poco dopo, Do-il ingaggia una breve lotta con Alpha per distrarlo da Seung-kwo e dagli altri che stanno cercando di fuggire. Alla fine riescono a fuggire dalla sala macchine, dopo aver attraversato la porta d'acciaio automatica che si è chiusa poco prima che Alpha li raggiungesse. Al centro di comando, Dae-wong utilizza le immagini satellitari per scoprire cosa sta succedendo sulla nave dopo la perdita di contatto con Seung-kwo e la sua squadra. Dae-wong è scioccato nel vedere il massacro sulla nave e scopre che i criminali sono fuggiti dalle loro celle. Allo stesso tempo riceve una telefonata da un uomo soprannominato Seo. Seo sembra essere a conoscenza del massacro sulla nave e ordina a Dae-wong di sistemare la situazione. L'uomo misterioso soprannominato Seo ha un numero sul petto simile a quello presente sul corpo di Alpha. Sembra che abbia uno scopo preciso, visto che ha ordinato a Dae-wong di portare Alpha da lui. Tornando alla nave da carico, i due membri dell'equipaggio sopravvissuti al massacro cercano di fuggire con una scialuppa di salvataggio. Ma Alpha li raggiunge rapidamente e li uccide brutalmente. Andy, che si nasconde in infermeria, vede per caso l'assassino attraverso la finestra. Purtroppo, Alpha scopre subito dove si trova, rompe la finestra e la uccide con una sola mano. Alla vista di ciò, Kyung-ho si precipita fuori e fugge via finché non incontra Seung-kwo e gli altri. Minacciato da Seung-kwo, Kyung-ho rivela di essere stato pagato per iniettare ad Alpha della droga per farlo addormentare durante il viaggio. Tuttavia, Kyung-ho non sa cosa l'abbia spinto a svegliarsi improvvisamente e compiere il massacro. Seung-kwo ordina quindi a Dae-yang e gli altri di recarsi in un luogo sicuro, mentre lui cerca le persone che potrebbero essere sopravvissute al massacro. In un'altra stanza, Kan-bai e Min-young si riuniscono finalmente con gli altri criminali. Poco dopo, Alpha appare improvvisamente e li attacca. Per fortuna, sopravvivono all'attacco e cercano di fuggire prendendo l'ascensore. Ma Alpha può facilmente inseguirli saltando sul soffitto dell'ascensore e sparando contro di loro. Seung-kwo, che si trovava lì per caso, si precipita a salvare Min-young e la porta fuori dall'ascensore, mentre Kun-bai perde la vita dopo che il cavo dell'ascensore si spezza e l'ascensore precipita giù. Seung-kwo spera che Alpha sia morto, ma purtroppo scopre che è ancora vivo ed è pronto a continuare il massacro. Alla vista di ciò, Seung-kwo si precipita a portare via Min-young e la nasconde nella cella frigorifera mentre sta per combattere contro Alpha. Affronta Alpha, pur sapendo di non poter sconfiggere il pericoloso criminale. Seung-kwo riesce a ferire il braccio destro di Alpha, ma alla fine Alpha lo uccide brutalmente. Nel frattempo, Min-kyu, vedendo che Seung-kwo è stato sconfitto, decide di fingersi morta mescolandosi tra i cadaveri nel frigorifero. Per fortuna, Alpha, che entra nella cella frigorifera, non si accorge che è ancora viva. Contemporaneamente, Do-il e gli altri arrivano finalmente nella stanza in cui era rinchiuso Alpha e trovano i documenti relativi al suo passato. I documenti affermano che Alpha era un soldato inviato nelle Filippine nel 1943. Ma il suo arrivo nelle Filippine, lui e i suoi compagni sono stati catturati dai soldati giapponesi e poi usati come soggetti sperimentali in un progetto per creare superuomini, che sarebbero poi stati usati come armi letali in guerra. Inoltre, il corpo di Alpha non subisce l'invecchiamento cellulare, quindi è praticamente immortale.
Un flashback del passato mostra diversi ufficiali militari giapponesi di alto rango che festeggiano il successo degli esperimenti. Ma nello stesso momento, Alpha, il soggetto degli esperimenti, si sveglia improvvisamente e massacra tutti. Nel presente si vede Dai Wong dirigersi verso la nave da carico con la forza d'elite, che sono membri di un'organizzazione segreta. Si inietta un siero nel corpo per aumentare la forza e la velocità per poter affrontare Alpha. Arrivato alla nave, Dai Wong incontra Meng Yu che gli chiede aiuto. Inaspettatamente la uccide perché è venuto sul posto solo per catturare Alpha e non lasciare testimoni. Purtroppo Dai Wong non esita a uccidere Dai Yang e gli altri, lasciando Duil come unico superstite. Si scopre che i due si conoscono perché anche Duil è un soggetto sperimentale e ha lo stesso numero inciso sul petto di Alpha e del Sio. Duil si è fatto arrestare di proposito per poter tornare in Corea del Sud con la nave e dare la caccia a Dai Wong e all'organizzazione segreta che lo rese un soggetto sperimentale. In passato, Duil e altri ragazzi sono stati rapiti dall'organizzazione segreta di Dai Wong per essere usati come soggetti sperimentali per il progetto Wolf Hunting. Tuttavia, l'esperimento fallì e vennero dichiarati morti. Sorprendentemente, Duil si rianimò, indicando che l'esperimento ebbe successo. Da quel giorno, Duil si nasconde da Dai Wong e inizia una nuova vita. Qualche tempo dopo, finalmente, sposa la donna che ama e ha un bambino. Tuttavia, Dai Wong scoprono che Duil è sopravvissuto e gli danno la caccia. Alla fine lo trovano e non esitano a uccidere sua moglie e suo figlio, mentre il bombo riesce a fuggire. Ora, nel presente, Duil, deciso a vendicarsi della morte della sua famiglia, si finge uno dei criminali per poter tornare in Corea del Sud. D'un tratto, Alpha appare improvvisamente e li attacca. Segue una feroce battaglia tra Dai Wong e la forza d'elite contro Alpha, che può facilmente uccidere gli agenti. Tuttavia, Alpha sembra sopraffatto quando combatte contro Dai Wong, perché quest'ultimo ha iniettato il siero in grado di aumentare la sua forza più volte. Alla fine riesce a sconfiggere Alpha e continua la sua lotta contro Duil. Anche se Dai Wong è molto più forte di lui, Duil non si arrende e combatte. Poco dopo riesce a battere Dai Wong e si getta in mare. Nel frattempo viene rivelato che Sio è uno dei soldati usati come soggetti sperimentali dei giapponesi nel 1943, proprio come Alpha. Mentre si trova nel suo quartiere generale, Sio incontra un ragazzino che è uno dei suoi soggetti sperimentali. Il ragazzino si rivela essere il figlio di Duil, ancora vivo e tenuto prigioniero nella base dopo che Dai Wong non lo uccise perché si rese conto che aveva ereditato il gene superumano del padre. La prima parte si conclude mostrando Duil che sopravvive dopo essersi tuffato in mare. È determinato a continuare la sua vendetta e uccidere tutti i responsabili. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.